Il Nuovo Testamento. Storia del testo. Il testo della Bibbia è una traduzione da un'altra lingua. In quale lingua i testi sono usciti dalla penna degli autori? Che storia hanno percorso? Sempre lineare? Corrispondente alla mente dello scrittore sacro? È importante conoscere il passaggio dei testi tra le lingue per comprendere le tante interpretazioni che il tempo ci ha trasmesso e le tante novità che potremmo ancora scoprire. Il Vecchio Testamento è scritto in ebraico, poi tradotto in greco. Tradurre e interpretare. Quindi tra il testo ebraico e il testo greco c'è differenza. Dalla trasmissione vocale ai papiri, cioè il primo materiale di scrittura, a Gutenberg, l'inventore della stampa, materiale e ideologia nelle traduzioni sono da scoprire. Una traduzione può diventare teologia. Il testo primitivo, non abbiamo gli originali, cioè nati dalla penna dello scrittore, ma il primitivo è il più vicino ad essi, e abbiamo bisogno di continue traduzioni per l'evoluzione della lingua, che si accresce, si modifica, e non si può leggere più un determinato episodio con una lingua di secoli fa. Sui Vangeli fondiamo la nostra esistenza di credenti in Cristo Gesù. Ma se la traduzione sulla quale noi basiamo il nostro comportamento è errata, la nostra vita ne viene danneggiata. Un esempio: se non vi convertirete, non entrate nel regno di Dio. La conversione indicata da Gesù è un orientamento verso l'altro. Credente o no, una persona cresce e si sviluppa se vive orientata verso gli altri. Gesù dice: se non orientate diversamente la vostra esistenza, non avete nulla a che fare con il regno di Dio. La traduzione latina, la Vulgata, che in parte è opera di Girolamo, l'invito di Gesù era: se non fate penitenza, penitentiam agere. Il Concilio Vaticano II ci ammonisce: se molta gente non crede in Dio, la responsabilità è nostra per il Dio che gli abbiamo presentato. Come si poteva presentare un Dio che è Padre misericordioso, che poi godeva dei sacrifici, delle mortificazioni, delle penitenze dei suoi figli? È veramente un Dio sadico. Nella spiritualità del secolo scorso era il Dio che addirittura mandava le malattie, le disgrazie, le croci e tutto quanto inimmaginabile. La traduzione dei libri sacri è importante, è lo spartiacque tra la religione e la fede. Se con la frase "non fate penitenza" l'uomo è invitato a guardare se stesso, la propria perfezione spirituale, mentre Gesù aveva invitato ad altro a uscire dal proprio io, orientati verso gli altri, e questa è la fede. Un po' di storia. Dai papiri a Gutenberg. 27 scritti compongono il Nuovo Testamento e sono stati scritti, copiati e divulgati in ben 2000 anni di storia. 2000 anni hanno lasciato il loro segno pesantemente sul testo, che non è il testo originale, come è stato detto, e che non esiste a tutt'oggi, ma il primitivo, cioè molto vicino all'originale. Si scriveva su tavolette incerate. All'epoca della composizione del Nuovo Testamento c'è un passaggio epocale nella scrittura, in quanto si smette di scrivere su tavolette di cera e si passa a scrivere su altri materiali come il papiro e la pergamena.
il libro. La parola libro deriva da liber e indicava all'origine la pellicola posta tra il legno di un albero e la sua corteccia esterna, che insieme alla pietra è stato il supporto delle prime forme di scrittura. Biblion in greco deriva da biblos, papiro. Ha dato origine alle parole Bibbia, bibliofilo, biblioteca. Oggi il libro è uno tra gli oggetti più comuni e diffusi al mondo. I testi, intesi come messaggi, esistevano già prima della scrittura. Il sistema più semplice per trasmettere idee e informazioni era l'imitazione. Le espressioni vive, la poesia, la narrazione, eccetera. Poi, attraverso la scrittura, il testo si è materializzato ed ha iniziato ad assumere varie forme. La scrittura nacque negli antichi imperi mesopotamici, poco prima del 3000 a.C., per ragioni legate alla contabilità e dunque per registrare e ricordare. Però fin dalle origini la scrittura è stata usata anche per scopi diversi da quelli amministrativi e pratici. La scrittura, infatti, ha anche una funzione creativa e sacra. Lentamente, partendo dalla rappresentazione degli oggetti come in una pittura, l'uomo ha creato segni sempre più astratti fino all'alfabeto. Quando i Fenici inventarono l'alfabeto, a cui i Greci aggiunsero le vocali, la scrittura divenne uno strumento che tutti potevano utilizzare. Nel secolo scorso è nato un nuovo alfabeto, quello digitale, che ci permette di dialogare con le macchine attraverso la sequenza di 0 e 1, il codice binario. Il volumen. La scrittura alfabetica si usava in Egitto circa 5.000 anni fa. Gli antichi egizi erano soliti scrivere sul papiro, una pianta coltivata lungo il fiume Nilo. Inizialmente le lettere non erano separate l'una dall'altra, scrittura continua, e non c'era la punteggiatura. I testi venivano scritti da destra a sinistra, da sinistra a destra, e anche in modo che le linee alternate si leggessero in direzioni opposte. Successivamente i fogli di papiro venivano attaccati insieme a formare un rotolo. Infatti, nel mondo antico il principale contenitore di testa era proprio il rotolo di papiro, nel quale le pagine non erano numerate. Il Codex. Intorno al II-III secolo d.C., il volume iniziò ad essere sostituito dal Codex, codice. Molto più maneggevole, e per leggerlo si poteva usare anche una sola mano. Assomigliava al libro come lo conosciamo oggi. Era fatto di papiro e in seguito di pergamena. Il codice non si guadagnò mai tanta popolarità nel mondo pagano ellenistico e soltanto all'interno della comunità cristiana ottenne grande diffusione. A fogli di dimensioni regolari legati lungo uno dei bordi e in genere tenuta da due copertine realizzate in un materiale più resistente. Questo cambiamento fondamentale dell'evoluzione del libro e delle abitudini di lettura e di scrittura avvenne molto gradualmente nel corso dei secoli III e IV. E le ragioni per l'adozione del modello di codice sono molte. Il formato più economico, in quanto entrambi i lati del materiale di scrittura possono essere utilizzati, ed è portatile e pratico. La stampa. L'invenzione della stampa a caratteri mobili è attribuita al tedesco Johann Gutenberg. Gutenberg tra il 1448
e il 1454 a Magonza stampò il primo libro, la celebre Bibbia a 42 linee, dal formato delle linee di testo che compongono ogni pagina, e venne messa in vendita a Francoforte sul Meno nel 1455. La stampa cambiò tutto: diffusione, copie uguali, ristampabili, ripubblicabili, copie illimitate. Ebook, il libro digitale. Nel XXI secolo nasce l'ebook, electronic book, libro elettronico, la versione in digitale di una qualsiasi pubblicazione. Ha uno schermo che emula la stampa su carta. A differenza di un libro cartaceo, le funzioni di un ebook possono andare ben al di là della semplice lettura del solo testo. La penna ha perso il posto dell'elaborazione scritta, la macchina da scrivere prima e il computer dopo hanno iniziato a farsi spazio. Lo strumento informatico che per eccellenza ha contribuito notevolmente a dare una svolta decisiva in tale campo è stato il personal computer. Queste nuove tecnologie stanno entrando sempre più anche nelle scuole. Numerose università hanno avviato progetti pilota di adozione di tablet più sofisticati, degli e-reader con vantaggi didattici. È emerso che tra i benefici legati all'utilizzo di questi strumenti vi sono partecipazione, informazioni sempre più disponibili, alta disponibilità. Esistono però anche dei punti critici che la storia ci illustrerà. Il progresso dell'uomo e i contesti socioculturali hanno trasformato notevolmente il modo di leggere e di scrivere. Questo non è un viaggio concluso, è ancora in corso, perché con le continue scoperte dell'uomo l'evoluzione del libro non cesserà mai. Papiro o pergamena. Il più antico documento che abbiamo nel Nuovo Testamento è un frammento di papiro, detto di Rilans, dalla biblioteca che lo custodisce. È di circa 125 d.C., con il possibile scarto di 25 in più o in meno. Può sembrare uno scarto enorme tra l'opera e l'originale e le copie. Le opere dei grandi, di Giulio Cesare, di Platone, per esempio, tra l'originale ipotetico e la copia più antica che abbiamo, ci sono circa 1000 anni. Il papiro dalla pianta omonima, la pergamena dalla pelle di pecora di capra. Il nome deriva da Pergamo, città dell'Asia, dove si ottenevano delle pergamene di particolare qualità, resistenza e durata. In quale lingua sono stati scritti i Vangeli? La comunità cristiana ha scartato subito l'ebraico, la lingua sacra con la quale è stato scritto l'Antico Testamento. Ha scartato l'aramaico, la lingua di quel popolo, e ha scelto il greco, la lingua comune, koinè, popolare e commerciale dell'epoca, accessibile a tutti. Per risparmiare gli spazi, scrivevano tutto di continuo, senza segni di interpunzione. Per sottolineare e usare il grassetto, ripetevano la parola come Marta, Marta, o in verità vi dico. Le tecniche letterarie supplivano i nostri strumenti. Si scriveva tutto in maiuscolo e questo creava non pochi problemi per dividere le frasi. Un esempio, Marco capitolo 10 versetto 40. Gesù dice alla richiesta di Giacomo e di Giovanni che vogliono i posti d'onore: ma sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me il concederlo, ma è... Questa è la traduzione esatta, è per quelli ai quali è stato preparato. Non sta a me, non esclude, è per quelli che per i quali è preparato.
in quale lingua sono stati scritti i Vangeli sempre? La storia insegna che negli anni 50 ci venivano insegnati il francese, la lingua universale dell'epoca, la lingua commerciale. Il francese è tramontato e oggi la lingua commerciale è l'inglese. La stessa cosa è successa al greco, cominciò a tramontare e nell'impero romano subentrò il latino. In Egitto il copto, copto è una corruzione di Egitto, cioè la lingua egiziana, e l'Asia il siriaco. La gente incomincia a non capire più testi e neanche la liturgia celebrata in lingua greca. Piano piano nella liturgia si comincia a sostituire il greco col latino, lasciando anche parti che ormai erano state consacrate dall'uso. Per esempio, Kyrie eleison, Christe eleison. Quando, tra il 90 e il 150, incominciarono a raccogliersi insieme le lettere di San Paolo. Nel 180 abbiamo i quattro Vangeli riuniti insieme, maltrattando Luca che aveva scritto il Vangelo in due parti, un'opera unitaria, ma è diventata il Vangelo e gli Atti. I Vangeli apocrifi sono tantissimi. Tra il 250 e il 260, dopo la tremenda persecuzione di Decio e di Valeriano, la Chiesa conosce 40 anni di tranquillità, di pace, fondamentale per la costruzione del testo del Nuovo Testamento. Ad Antiochia il testo primitivo del Nuovo Testamento fu completamente riveduto nello stile, che fu elaborato in funzione della vita della Chiesa e vi furono delle aggiunte. Quando affine il testo vivente del Nuovo Testamento, uomo, che cosa significa? Dalle primitive, il Nuovo Testamento si è sviluppato in piena indipendenza e libertà, perché non c'era un centro o un'autorità che controllava. C'era ogni comunità, riceveva il Vangelo e lo adottava, lo arricchiva con le proprie esigenze, e questo si chiama testo vivente. Le comunità che hanno compreso il messaggio di Gesù, non la religione del libro, ma la fede nell'uomo. Religione del libro, c'è un libro sacro rivelato o trasmesso da Dio che è norma di comportamento per i credenti in tutte le epoche. Ci passano le condizioni sociali, cambiano i comportamenti, non importa. L'uomo deve osservare questo libro liturgico, anche quando non si capisce più perché è scritto così. I Vangeli non sono un codice che le persone devono osservare come norma di comportamento, ma una fede nell'uomo. La cosa più importante è il bene dell'uomo, e se c'è qualcosa anche nel messaggio di Gesù che ostacola il bene dell'uomo, l'ostacolo si rimuove, si cambiano le parole di Gesù. Tra il libro da osservare che condiziona la mia vita e il bene dell'uomo, il suo potenziamento, le primitive comunità senza nessuna remora hanno scelto sempre il bene dell'uomo. Non solo, essendo un testo vivente che cresceva, Gesù più lo vivi e più lo capisci e certe parole le comprendi anche meglio. Le comunità hanno accresciuto il testo che avevano con la loro esperienza. Nel IV secolo però questo si ferma. Ormai i Vangeli sono stabiliti definitivamente e non sono possibili delle aggiunte. Tra il VI e l'VIII secolo c'è la produzione abbondante dei testi liturgici. Le comunità, come fanno oggi, avevano bisogno di testi da leggere nelle liturgie, li copiavano e ne avevano un ciclo liturgico. La domenica si leggeva questo passo, i giorni feriali si poteva leggere quell'altro. Sia per il culto pubblico sia che per le preghiere private, personali, e abbiamo ben 2200 documenti di copie dei testi liturgici. Poi finalmente nel IX secolo si smette di scrivere in maiuscolo e si passa al minuscolo e si possono capire molto meglio le lettere. Perché solo quattro i Vangeli? Per richiamare simbolicamente i quattro punti cardinali. Come sono stati scelti?
con il criterio esterno, l'antichità del documento, e il criterio interno, il contenuto. Gli apocrifi, 99 quelli conosciuti, contraddicono la caratteristica dei Vangeli. Primo, religioso e nazionalista, l'obiettivo centrale dell'azione di Gesù, ricostruire il regno di Israele, invece Gesù è venuto a inaugurare il regno di Dio. Secondo, tra i più conosciuti degli apocrifi c'è il Vangelo di Tommaso che dice: Gesù invita le persone a entrare in se stesse per conoscersi, meditare e riflettere. Gesù dice l'esatto contrario: l'uomo non si conosce entrando in se stesso, ma uscendo da sé nell'amore che si fa servizio per gli altri. È lì che l'uomo si riconosce.